È stata una settimana atipica questa, piena di partite del giovanile e dei campionati di esperienza e poco tempo per allenarsi. Cosa puoi dirci e cosa ci fai un po' il punto della situazione? Beh, una bella settimana, impegnativa a livello di gioco, che io comunque leggo sempre come situazione globale dell'allenamento e pertanto è un periodo che va bene così, nel senso che adesso arriviamo alla pausa natale dove comunque andremo a fare dei tornei, proprio per dare sfogo a tutto il lavoro che stiamo facendo e quindi il fatto di giocare con una certa frequenza a breve tempo non fa nient'altro che meccanizzare alcune tecniche che sono state sviluppate durante il lavoro dall'inizio di quest'anno. Problematiche sì, perché alla fine dobbiamo in qualche maniera inventarci gli allenamenti in funzione delle persone che abbiamo in palestra, ma questo comunque è il nostro lavoro, quindi non ci sono problemi. Tant'è che abbiamo sviluppato in questa settimana qui comunque i lavori sul servizio e soprattutto stiamo focalizzando molto sulle rincorse del colpo d'attacco e anche sull'estensione del braccio per quanto riguarda sempre l'attacco. Pertanto abbiamo avuto comunque cinque ragazze che lunedì sono andate in selezione regionale, che quindi non ho allenato. Abbiamo giocato martedì in Serie C a rivolta del Mincio. E abbiamo fatto una bella partita, a mio avviso, nel senso che è un po' di partite in Serie C dove giochiamo bene, giochiamo alla pari con le squadre avversarie, tra l'altro squadre che sono comunque i primi posti della classifica, e poi perdiamo giustamente perché noi abbiamo dei margini di errore ancora molto elevati, che fa parte comunque del percorso che hanno le ragazze. Io non posso permettermi di lavorare sulla riduzione degli errori perché complicherebbe a loro la formazione, la stabilizzazione dei colpi, pertanto devo permettergli di sbagliare con una certa tranquillità per poi pian piano trovare, provare e trovare poi i colpi che rimangono in campo. Noi tendenzialmente qualsiasi palla di sopra della testa andiamo a tirarla, andiamo ad attaccarla. Le battute cerchiamo sempre comunque battute molto tese e quindi aumentano i margini di errore perché non è ancora stabilizzato. Ci sono queste tecniche qui di aggressione, cioè quindi palle che vengono mandate di là dove stiamo cercando di elevare l'aspetto tecnico e di conseguenza devo permettere alle ragazze di sbagliare. Quindi la differenza del risultato è proprio dato dal fatto che noi sbagliamo tanto, perché se dovessimo ridurre appena appena gli errori, ma non dico ridurre tanto gli errori, appena appena gli errori, non saremo nella classifica che ci troviamo. I giovanili bene, sto vedendo le squadre che pian piano cominciano a prendere fiducia, si stabilizzano, cominciano a lavorare sulla propria leadership, cominciano a rendersi conto che sono brave e soprattutto la cosa che sembra scontato ma non lo è la percezione che il lavoro fatto in palestra sta per entrare e quindi loro si sentono fortificate. Adesso abbiamo ancora domani tre partite, giocheremo con la 13, con la 14 e con la prima divisione, dove faremo giocare un po' tutte le ragazze e poi l'ultima partita della settimana, prima di Natale, che è con la Serie C, andiamo a Bergamo, a Ceradina, contro una squadra giovane come la nostra. Anche se loro hanno molte più ragazze del 2001, under 18, che sarebbe l'ex Foppa Pedretti. Quindi sarà interessante vedere come siamo noi nei loro confronti e poi nulla, noi comunque lavoriamo sempre in funzione del percorso che ci siamo prefissati, che è sempre la formazione delle ragazze. I risultati sono
sono una conseguenza logica, ma non devono condizionarci per andare a ridurre il lavoro sulla tecnica. Ritengo che loro nelle giovanili debbano, avere l'opportunità di migliorarsi sempre, e di conseguenza ricercare durante le partite sempre il massimo livello tecnico con annesse le dovute e i dovuti errori. Quindi io sono molto contento, nonostante che la settimana sia un po' così, sono molto fiducioso. Le ragazze stanno crescendo tutte, dico tutte, non solo le ragazze che magari sono all'interno di un circuito di selezione regionale o provinciale o magari nazionale, tutte stanno veramente crescendo tanto. E questa è una dimostrazione che, oltre il fatto che stiamo lavorando in un certo modo, le ragazze che abbiamo a disposizione hanno del talento e soprattutto hanno una caratteristica importante che è la capacità di apprendimento, perché senza quella possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma è difficile vedere poi progredire le ragazze. Quindi complimenti alle ragazze per l'impegno. E ci accingiamo ad arrivare a Natale e speriamo che il Natale ci porti gioia e felicità.